Pace e bene. Oggi vorrei raccontarti una storia che si intitola La pietra preziosa. Un saggio era giunto in prossimità di un villaggio e si stava sistemando sotto un albero per la notte, quando un abitante del villaggio arrivò correndo da lui e gli disse: la pietra, dammi la pietra preziosa!» «Quale pietra?» chiese il saggio. «La notte scorsa ho avuto un sogno», disse l'abitante del villaggio. «Ho sognato che se fossi venuto alla periferia del villaggio, al crepuscolo, avrei trovato un uomo saggio che mi avrebbe dato una pietra preziosa che mi avrebbe reso ricco per sempre». Il saggio rovistò nel suo sacco e tirò fuori una pietra. «Forse intendeva questa», gli disse, porgendo la pietra all'uomo. «L'ho trovata in un sentiero, nella foresta, qualche giorno fa. Puoi tenerla senz'altro, tieni». L'uomo osservò meravigliato la pietra. Era un diamante, probabilmente uno tra i più grandi del mondo perché era grande quasi quanto la testa di un uomo. Prese il diamante e se ne andò. Tutta la notte si rigirò nel letto senza riuscire a prendere sonno. Il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, svegliò il saggio e gli disse: «Ti prego, dammi la ricchezza che ti permette di dar via così facilmente questo diamante». E noi ci potremmo chiedere: qual è la vera ricchezza? Chi è l'uomo o la donna davvero ricco? Chi possiede di più o chi sa donare di più? Tempo fa, in un villaggio ci fu un incendio. Due uomini, fino a quel giorno buoni vicini di casa, persero tutti i loro averi. Uno era tutto sommato nella pace, anche se profondamente addolorato, l'altro cadde invece in una cupa disperazione e chiese all'amico: «Ma com'è possibile che tu sia così tranquillo quando tutto ciò che avevamo è bruciato nell'incendio?» E quegli rispose: «A me è rimasto il mio Dio. Il tuo, forse, è bruciato con la casa». Chiediamoci: qual è per me la vera ricchezza? Che il buon Dio ti benedica.